and gentlemen. Thanks, monsieur. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di radiosaius.it abbia inizio. Via! E buonasera, buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e soprattutto web tv spettatori, perché anche questa sera ben ritrovati con l'appuntamento dei lunedì sera. Chi vi parla è il vostro Gianluca, che vi dà il benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo anche dall'estero, soprattutto nel nostro splendido stivale, la nostra penisola, che appunto salutiamo i nostri connazionali dall'estero, dicevo, ma soprattutto chi ci segue sempre per queste ultime puntate, come dicevamo, che porteranno al termine, volgerà al termine questa nostra esperienza pluriennale, plurisettennale con i due compari, e questa sera avremo anche degli altri ospiti. Quindi dicevo, 22 e 5 minuti primi siamo ripartiti, web tv anche spettatori, perché ovviamente siamo non solo in onda sulla web radio ma anche sulla web tv, quindi ci potrete vedere. Allora chiamo subito in causa la nostra Priscilla, e rieccoti qui anche tu per quest'altro lunedì. Ciao Priscilla, come stai? Ciao, buonasera, tutto bene, grazie mille, felicissima di essere qui anche questo lunedì sera, che ricordiamo il 4 dicembre, e ci avviciniamo alla fine per le meritate vacanze invernali, che non vedo l'ora. Potendole fare. Esatto, potendole fare, io me le pregusto. Permettere, sì, ovviamente, e naturalmente auguriamo a tutti di potersele permettere. Esatto. Beh. Io allora passerei la palla a testa di caso, che non so se anche stasera ci farà la sua bellissima lista della spesa, questo non lo so. Hai ancora voce, testa di caso? Sì, ho ancora voce. Ti ringrazio. Poca. Purtroppo sì, un poca, beh, per qualcuno magari è meglio così. Dunque, cara Priscilla, caro Gian, cari nostri radio telespettatori, ormai come sapete Radio Saiuz si avvale della collaborazione di diverse web radio, di cui le due web radio madre, per così dire, che sono Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Mi devo ricordare, se no il buon Saiuz mi bacchetta. Sì, anche perché è web radio padre lui invece. Esatto, giustamente. Ora, giustamente, che salutiamo il grande Saiuz che ci sta ascoltando. Questa sicuramente sera ci sta ascoltando. Sarà una puntata per lui. Guarda, ho in mente un'immagine di un tempo. Da una mano regge il suo sigarello e dall'altra il suo bel grappino. Si parla di un po' di tempo fa. Comunque dicevo, le collaborazioni con le varie web radio, di cui adesso vi elencherò i nomi, sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio. Poi abbiamo le ultime tre, per così dire, che sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può seguire. Come? E questo scioglilingua. Esatto. Ci si può seguire come sempre sul due web tv, quella di Radio Saiuz, con la chat sempre aperta, e ovviamente sulla nostra pagina Facebook, anche lì la chat aperta. E come dico sempre, scriveteci, tempestate di domande, non vi mangiamo, io no almeno. E abbiamo già mangiato. Sì, effettivamente ho mangiato anche tanto questa sera, e non voglio dimenticarmi che ci si può anche chiamare telefonicamente allo 0422 16 26 622. 0422 16 26 622. E consiglio di giocarsi all'otto. E soprattutto ricordo, ti stupisco e vi stupirò specie facendo contendo il grande Saiuz con effetti speciali, il Media Center, caro Ugo, che cos'è?
Oh, ti ho stupito, vero? Te lo stavi dimenticando. Esatto. Pena la morte sul grande schermo. Che cos'è questo Media Center che Saius appunto vuole un attimo promuovere e ricordare ogni volta? Vai, Ugo. Che cos'è il Media Center? In pratica, questo come dire, encoder dove si possono ritrovare tutte le trasmissioni che sono passate su Radio Saiuz o che comunque vanno ancora in onda su Radio Saiuz. Se malauguratamente ve le dovesse essere perse, non so che cosa ho detto, le potete ritrovare tranquillamente. E ci si può accedere ovviamente al posto di login, basta scrivere ospite e come password non bisogna mettere nulla e si accede al vasto mondo di Radio Science, appunto. Anche le dirette si possono seguire eventualmente, ma non solo Radio Science, troverete anche altre cose molto interessanti, altri canali veramente carini, delle vere chicche. Con questo è tutto. Quindi, bene. Grazie Ugo, alias Testa di Caso, quindi andiamo dritti dritti al cuore della nostra puntata perché vi vogliamo e vi voglio presentare appunto l'ospite, o meglio gli ospiti che sono qui con me in quinta, o meglio loro sono di là, dallo studio 2 di Radio Saiuz. Vedo che giocherellano col cellulare, quindi immagino che stanno condividendo, grandi ragazzi, la nostra diretta in questo momento. E abbiamo questa sera con noi Fabio Masutti, questo cantautore trevigiano dalla provincia di Treviso che ci ha contattato e ringraziamo perché ci ha scovato in giro con le varie radio, diciamo così, in particolare per il discorso della licenza Creative Commons. E qui, caro Ugo e cara Priscilla, ci spenderemo qualche parola per ingrassare il grande grosso Saiuz, perché è sulla stessa lunghezza d'onda e parliamo di Fabio Masutti. Ma sentite, ora vi leggo, cosa scrive lui della sua, diciamo, autobiografia, gioco un po' così, e che potrete trovare anche nella sua pagina, appunto, Facebook o anche nella pagina di Fabio. Lui dice che da una ventina d'anni suono abbastanza male la chitarra ed il pianoforte, un po' meglio però il basso. Canto discretamente e faccio concerti e scrivo canzoni. Dal 2013 queste cose le faccio mettendo la mia faccia e il mio nome. E già da questa prima frase devo dire che è un grande Fabio, veramente. Adesso poi avrete modo di conoscerlo qui con me dal vivo. Altalena è il suo praticamente secondo disco e lui scrive, è un disco da solista. È stato composto e registrato quasi interamente dentro ad un armadio. Siate gentili con lui, è un album leggero e delicato, quasi fragile. Data la presentazione era il 17 dicembre del 2016 e fu distribuito gratuitamente ai concerti e in free download sulla sua pagina Facebook. Il 18 marzo invece del 2017 di quest'anno esce 39 giri e scrive Fabio sempre nella sua biografia, disco nato e cresciuto contemporaneamente ad Altalena, ma con un'identità stilistica differente. Altalena è un lavoro, diciamo così, intimista e pop. 39 giri è un album più rock e ironico. Dal vivo suono con Luca Deot, che peraltro è anche qui con noi e vedrete che particolarità ci illustrerà questa sera e ci farà conoscere. E Luca suona la chitarra e l'armonica, e poi c'è Michele Mancin alla batteria. Brani inediti e cover suonano, cover dei Beatles, dei Blur, Radiohead, Coldplay e tanti altri, con strumenti artigianali appunto costruiti proprio da Luca Deot. E questa sera ci faranno ascoltare dal vivo un paio di brani, tra l'altro con una chitarra costruita anche dallo stesso Luca. Vedrete che bella emozione. Nella biografia cosa scrive Fabio? Trevigiano. Classe 1978, e qui stupiremo con effetti non speciali il nostro radioascoltatore che ci chiede, caro Fabio, devi sapere, ci chiede sempre l'età degli ospiti. Non so per quale motivo, ma lo scopriremo. Se questa volta te lo richiede, noi risponderemo perché dipende anche quando si collega, magari. Ma sei del 78, vicino a me, 73. E dal 1996 attivo in più band, realizzo, scrive Fabio, dischi e molti live. Dal 2013, dopo una pausa, ricomincio a scrivere canzoni proponendomi anche come solista con il singolo Stereo, testo del poeta Zanzotto, che è molto conosciuto e famoso, specie qui da noi in Veneto. Finalista poi a Corde Libere. Nel 2014, scrive Fabio, presento Singolare Maschile. A dicembre 2016 esce Altalena e appunto a marzo 2017 è uscito questo ultimo
suo lavoro 39 giri. Bene, ragazzi, è qui con noi, con grande piacere ed onore, Fabio, vai con il suo... Ci ciao siamo. Fabio, siamo lì, ciao Fabio. E Luca De Hot, Fabio Masucci e Luca, ciao, prego, accomodatevi. Sono arrivato come un serpente a sonare. Esatto, perché dovete sapere che Fabio ha qui con sé, dopo ce lo farà vedere anche... una sorta di cembalo, tamburine, come si può dire, legato al piede, vediamo. Allora, cari ragazzi, intanto benvenuti qui su Radio Saiuz. Grazie per averci ospitato, è stata una bella sorpresa sapere di poter essere qui stasera e, come hai ben già presentato tu, abbiamo qui... Vediamo se ci sono le diapositive. I filmati che abbiamo presentato, che abbiamo preparato con lungo lavoro. Ecco, comincio a fare le slide. Ecco qui. Questo praticamente, caro Fabio, è Altalena, esatto, che abbiamo appena letto poco fa, che è il tuo primo lavoro. E questo è 39 giri, suo fratellino, esatto, te l'ho sfilato, perché sì, questo vai è tranquillo. Appunto un album bianco, 39 giri, per citare appunto... i nostri lancio del disco. Io cerco di farlo vedere, e quindi, cari amici che stanno vedendo da casa, perché ricordo ci possono anche vedere, certo, oltre che ascoltare, poi possono andarsi anche a ritrovare tutto sul web. Tutto. Allora, caro Fabio, cominciamo la nostra chiacchierata. Come ben sappiamo, è semplicemente una chiacchierata tra amici, e quindi ci potete raccontare tutto quello che volete. Innanzitutto andiamo a dire i vostri contatti, così chi ci sta seguendo vi va già a vedere. Allora, sicuramente i canali sono tanti, però il canale principale è la mia pagina Facebook, quindi Fabio Masucci, lì trovate le cose che facciamo, il disco in free download, quindi se volete scaricarlo, riallacciandomi al discorso dei Creative Commons. E adesso sai se lì che lo attendo, perché scriverà dopo lo faremo friggere. E lì potete scaricare tutti i miei dischi, quindi da singolare maschile a 39 giri, i miei tre dischi solisti, e poi Luca, sì, ho la pagina Facebook, Chitarre Luca De Hot. Luca De Hot è un cognome, esatto. Sì, è un cognome strano, tipico, ma... della pedemontana, no? Sì. Solo io e due tre famiglie, basta. Quindi puoi ritenerti un nome, un marchio. Esatto, bello. E va bene, la mia pagina Luca De Hot, comunque le Chitarre Luca De Hot, quello che potete vedere tutte le mie creature, che dopo vi spiegherò e ci illustrerai, sarà davvero molto fai molto vedere, fai vedere, abbiamo già una cugina, signora lunga, non è una cosa qua dietro, ne abbiamo altra, la Telecaster, perché mi offende, si offende, sì. Costruita da Luca, quindi è davvero un privilegio averti qua con noi, è un piacere. Alle spalle l'amplificatorino, un 5 watt va a volare, fatto con la sedia di mio nonno, lo posso prendere, Luca? Sì, certo, guarda, l'avvicino un po'. Guarda, se pesa anche, è fantastico, perché se voi vedete c'è veramente la paglia. Giuro, è quella di mio nonno. Sì, fantastico, veramente. Già qui capite che puntata molto densa e degna. Questo è il bimbo, il piccolino, ancora il pannolino. Poi ne abbiamo anche di adolescenti e qualche quello adulto. Quello che è sfornato, che è uscito dalle scuole. Ne abbiamo. Dopo vi spiego. Poi c'è proprio anche lì. Sì, l'appoggio qua, vai. Che poi questo ce lo spostiamo, anzi lo lasciamo lì. Forse sai che si vede meglio qua. E quindi, cari amici, abbiamo veramente due artisti, devo dire, molto completi. Grazie per l'arte. Stai parlando di noi? Okay. No, non c'è nessun altro. Okay. Grazie. Allora, voi siete qua della provincia di Treviso. Sì. Veniamo un po' a voi, quindi. Da dove nasce? Domanda un po' banale, stupida, diritto, ma partiamo un po' come dobbiamo conoscerci. Anche perché non vi conosciamo. No, mi metto nei panni, come dico sempre, faccio domande anche così, perché chi non vi conosce, ovviamente, non stiamo parlando a un pubblico che magari può conoscermi, allora mi devono conoscere dalle basi. Da dove nasce questa vostra passione? Tra l'altro tu poi stasera ci suonerai l'ukulele, che... Sì, strimpellerò, perché suonare sembra, è un termine improprio per come io mi approccio a questo strumento. Io strimpello, come si diceva nella biografia, un po' tutto, molto in maniera grossolana, però come è scritto, non voglio essere divertente, è realismo. Mettiamo subito in chiaro, ascoltate i miei dischi, io ce la metto tutta, però, insomma, però è apprezzabile, perché con umiltà, insomma, è la mia passione, quindi dico sempre, lo faccio col cuore, spero che almeno quello si senta, l'onestà di non voler sembrare di più di quello che sono. Comunque sì, da dove nasce questo? Beh, da parte mia nasce sicuramente, nasce presto, insomma, io ho iniziato a cantare principalmente da piccolino, nel coro della chiesa, poi scuole, insomma, così e così, e poi
Ai 16 anni inizio a suonare, 14, 16 inizio a suonare la chitarra acustica da mia cugina, che dai, ti insegno tre accordi, come dico sempre, imparati i tre accordi della canzone del sole, uno cosa fa? Inizia a scrivere canzoni, perché è ovvio, sei già arrivato, hai già il background, il bagaglio artistico per scrivere canzoni, e ho iniziato a scrivere con quegli accordi, girandoli, rigirandoli, e da lì si è andati avanti con qualche piccola evoluzione, ma non tanto. Siamo ancora là. Sul re do, maggiore. Qualche do, fatto che c'è il barre. Bravo, i barre sono stati già una sfida. Esatto. E no, dopo appunto si suona tanto in giro, sicuramente dal 99, varie band, progetti, abbiamo gestito assieme a altri musicisti un piccolo studio di registrazione, un'etichetta discografica, con cui appunto lavoravamo con produzioni dei nostri album anche di album di altri artisti emergenti, sfruttando gli inizi, perché poi si conoscevano poco, appunto delle Creative Commons, e facendo appunto tanti live, diciamo nel nord Italia principalmente, certo. Quindi proponendo esclusivamente, quasi esclusivamente musica inedita, okay, quindi bravi. Un genere anche decisamente diverso, molto più rock e meno pop, quindi eravamo più vicini alla scena indie underground italiana, abbiamo fatto aperture di artisti insomma della scena, quindi certo. Tra le ragazze morti, sì. Poi insomma ecco palchi comunque, diciamo così, non enormi, comunque buone soddisfazioni per un gruppetto piccolo, e certo. Poi anche lì siamo arrivati come tutti, come tanti, ad un passo dal contratto, certo, poi in realtà abbiamo deciso di arrangiarci, ci siamo fatti la nostra etichettina, siamo andati in giro. Questo progetto qui è chiuso, e con la chiusura di questo progetto io sono andato un po' in stand-by, pur continuando a fare cover. Nel 2013 accade questa circostanza un po' strana, eravamo qui appunto a Castelfranco con il maestro Diego Basso e Francesco Sartori, vivo questo brano su un testo di Andrea Zanzotto, che viene selezionato ed arrangiato dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Faccio un bellissimo concerto al Pala Geox a Padova, poi una Pala Verde, poi il disco, eccetera. E da quel momento lì ho detto, ma sì, dai, rimettiamoci a scrivere. Allora ho fatto il mio primo disco, che è appunto uscito nel 2014. Antalena, prima c'è stato Singolare Maschile, nel 2014. Sì. Poi promozione, comunque cose sempre a livello così, diciamo giocoso, quindi si va in giro, in radio, si va, però senza grandi vellità. E poi, come sempre, rimesso in moto, faccio fatica a fermarmi, quindi subito dopo l'altro disco, poi un altro disco ancora, quindi nel frattempo ho conteggiato anche Luca con questa mania di fare, lui era già partito, ma meglio se racconti tu, Luca, la tua storia. Che poi arriviamo anche a Luca, siamo in promozione, in verità chiuderemo proprio anche noi stasera, perché poi io, che ho già un bimbo, ne aspetto un altro, e quindi... esatto. E quindi mi fermo giusto perché mi sembra un buon momento, almeno una settimana, 24 ore e poi Luca di tu qualcosa, dai, che sennò passiamo al nostro però Luca, io vabbè, da dove inizia, che età e poi come ti sviluppi, la domanda successiva, preparati già mentalmente. Beh, dopo ti lascio la parola, Luca. Sì, vai tranquillo. Dicevo, vedete poi che bello. Voi li sentirete suonare e vedrete che bravi che sono. A me piacciono questi artisti. È stato feeling il primo ascolto, diciamo, e vista, perché sono di un'umiltà e tranquillità unica. Come hai detto tu, senza velleità, io faccio questo e poi li vedi suonare con tranquillità, ma sono bravi, cioè, voglio dire. Quindi non se la tirano come altri con molto meno livello. Luca, quindi da dove parte? Poi mi riallaccio anche chiedendovi quali sono gli artisti che vi hanno un po' influenzato o da cui attingete che vi piacciono. Però vediamo un po' da dove hai iniziato. Io penso... di aver avuto 6 anni quando ho chiesto dalle mie parti c'è San Nicolò, non Babbo Natale, San Nicolò, ho chiesto una chitarra e da allora non ho più smesso. Però a 8 anni, se mi ricordo bene, ho cominciato a costruire la mia prima chitarra con pezzi di bancale. Ma dai, una schifezza unica, però ci mettevo gli stessi cadenti sui tasti, al posto dei tasti. Cioè, sempre avuta questa passione, e dopo ho cominciato anch'io con il mio primo gruppo, facevo la cantante, chitarra ritmica, dopo siamo andati avanti penso 6-7 anni, e
ho cominciato sempre con queste chitarre costruite da me. Prima ho cominciato con un corpo, poi ho detto, ma perché fermarsi il corpo? Proviamo a fare con manico. L'elettronica. Ma sì. Come fai? Cioè adesso io, perché vabbè, vale, uno, cioè, non lo sa neanche lui. Cioè. Cioè, no, quello è il problema. Io lo faccio, ma non so come. Fantastico. Sì, il genio. La particolarità, la particolarità che mi piace è usare legni nostri. Non vado sui siti di legni di liuteria, comprare il solito acero, il solito mogano. Io vedo un pezzo di legno da qualche falegname o un passaparola, così è detto che un pedale anche nel... Come ti dicevo, però, prima qua ho usato la sedia del nonno, cioè, sulla chitarra ho usato l'albero che stava davanti a casa di mia nonna. Fantastico. Quindi hanno un'anima, vogliamo vedere. E tu parti, scusami, vabbè, io cominciavo giovanissimo, cioè pazzesco, 8 anni fare già 8 anni e avevo già questa malattia, gli dico io, perché neanche a 40 e quindi parti dal corpo? Sì, parto dal corpo. Sì. Mio padre aveva un garage, come si può dire, un banco da lavoro. Sì. Che anche mio padre era sempre un tipo creativo che si arrangiava, qualcosa ha rubato. Sì. E ho cominciato così, guardando le chitarre vere, smontandole. L'epoca non c'era internet, non c'erano neanche libri, sinceramente, che parlavano di... Per quello dico grande testa, perché adesso siamo tutti... Sì, adesso click, esatto. Fruisci in un battibaleno. Ho cominciato a farle senza dime, senza niente, proprio come un po' una scultura. E fantastico. Scavate. Dopo, ok, vabbè, mi sono documentato tramite... più taglio della zona, sì, per sapere almeno le misure da rispettare, dei tasti, per farla suonare giusta, perché deve anche suonare bene, esatto. No? Ma non avevi più 8 anni? No, cioè, non ne avevo più. Se no, veramente il piccolo genio. Sono stato fermo tanti anni e poi ho ricontrato con la mia vecchia amica di data. Fantastico. E abbiamo buttato su due, tre gruppi. Sì, dai, cover band, potete anche citarli se volete, salutarli, casomai. Non so se ci stanno seguendo. Beh, Iene Rock and Roll è un nostro progetto cover con cui facciamo musica anni 60. Sì. Poi Patriots, che invece è un trio dedicato alla musica italiana di cantautori, con cui facciamo anche qualche mio brano. Tra l'altro, saremo con i Patriots sabato a Fiera di Nero, alla birreria Calchera, questo sabato, in provincia di Trento. E poi Lo-Fi, invece, che sono il progetto con cui portiamo in giro principalmente Lo-Fi, proprio. Che sta per Lo-Fi, Bassa Fedeltà, ma in realtà Lo-Fi, perché noi lo facciamo. Lo-Fi. Lui fa le chitarre, io faccio le canzoni, quindi siamo cover, però anche i miei brani. Bene. E saremo questo venerdì alla birreria Lowenbräu. Che è scritto Lowenbräu. Esatto. Però naturalmente con l'umlaut, cioè due puntini, sarebbe Lowenbräu. Io invece sono proprio ad Altivole, quindi qui vicino a Castelfranco. Sempre in provincia di Treviso. Esatto. E dopo vi chiederò anche le vostre prossime date, per chi volesse venire a vedere, ma naturalmente immagino non potete ricordarvele tutte. Adesso siamo in stand, abbiamo 2-3 già nella nuova stagione 2018, ma mi sono preso appunto un po' di lasco, perché giustamente nuovo nascituro, esatto, che arriverà. Ma ragazzi, ma quest'uomo costruisce, faccio una cosa che non ho mai fatto, rendete conto, noi non sappiamo neanche mettere in piedi le carte per fare un castello, gli stecchini, e quest'uomo mi costruisce le chitarre dall'età di 8 anni, ma come è possibile? Bastasse, perché facciamo gli ampli. Sì, no. Cioè, giusto. Gli amplificatori, i pedali. Ecco, qui sugli amplificatori, i pedali, c'è stato l'aiuto di internet. Mi sono documentato un po' in internet e quindi ho cominciato a fare amplificatori, ha costruito uno anche per il basso, per me, quindi... Io quando mi rompo una corda non so dove andare. Guarda, lui è fenomenale. Lui è MacGyver della situazione, quindi quando siamo dal vivo, si succede un problema, abbiamo una botta di ferro, coltellino svizzero rosso, stuzzicadente coltellino, lui fa... è fantastico, veramente. Quindi puntata davvero interessante. 22-27 minuti primi, quindi il tempo vola. Però vedete che un'ora sembra tanto e poi alla fine vola via veloce. E cari amici, cara Priscilla e testa di caso, c'è qualcosa dalla chat? C'è qualcosa che volete dire? Io dopodiché andrei a farli suonare questi nostri cari.
perché anche così perché sì, sono già le 22:28, quindi sono curiosa e penso che anche i nostri ascoltatori siano curiosi di ascoltarli. E, allora, qua dalla chat per ora nessuna domanda in particolare, però ci salutano Resi Storgato, Marco Parisi, Marco Fabretti, Giad Wiga, che tutte le volte non so pronunciare, mi dispiace, prima o poi imparerò, e Anna Roman, che dice siete bellissimi. Grazie. Sì, sì, e che ringrazio tutti questi amici che mi hanno scritto, grazie Anna, grazie Mitica Nesco. Chiede in chat che musica fanno. Però io direi adesso l'abbiamo sentita. La scopriamo subito. Diamo qualche assaggio. Io nel frattempo, scusatemi. Sì, è il problema di andare in onda in video, in diretta, anche per me, che vedi che anch'io sono intrigato, perché noi purtroppo, specie io che devo anche condurre e seguire un po' tutto, e mi devo vedere un po' di cose che scrivono, quindi poi... è così, vai tranquillo, condividi pure. Guarda, infatti. Vuoi che ci cambiamo la giacca? Vuoi che... attendo tanto a noi che più diretta di così, questo è il bello della diretta. Siamo vittime di questi giochetti. Ora live. Sì. Allora, cari amici e amici di Fabio Masutti, andate a vedere che lui nella sua pagina sta. Era un pensiero che avevi da io quando eri fuori. Sì, Luca, Luca avanti. Luca aveva il telefono sotto mano. Comunque gliel'ho fatto io. L'ho inventato io. E soprattutto io farei col piede. Fai vedere Fabio alla telecamera. Aspetta, esatto, sì. Perché siamo... sì, più o meno, sì. Perché ti devo far vedere di qua, guarda. Adesso ma il pianoforte? Sì. Eccoli, vedete? È qui, vedete il pianoforte? Sì, ha il tamburello mutanda. dopo lo metto, il tamburello mutanda spieghiamo è fantastico. Bene, allora, cari amici, io direi che possiamo andare ad ascoltarci un vostro brano. Eccoci qua. Così finalmente... facciamo? Canzone nuova, direi. Ok, io mi sposto, che vi lascio a voi... la scena si vede anche così, ma se tu vuoi spostare io direi che così Luca viene più nel centro della esatto Vogliamo venire là ok, tanto vi si vede bene. Allora, cari amici, buon divertimento su Radio Science. Eccoci qua, Fabio Masutti, Luca De Hot, canzone nuova da 39 giri. Come nasce una canzone, chi lo sa, non faccio l'impiegato, seguo la nota della spesa, ascolto solo musica, usata ma tenuta bene, poi mi stremo il cervello, per colazione. Sempre in ritardo su quello che passo, una canzone sa quando nasce, puoi spiegare sui per fatele capire, magari con le riusciresti a immaginare, aspetta solo un momento, aspetta che mi sveglio. Sai che capito, e non voleva questo, ti darò anche il premio per l'ultimo posto, una canzone sa raccontarsi da sola, e se rimane nell'ombra, è per stare chiara, una canzone sa quando nasce, spiega le stari. Magari come un sogno, ne riusciresti a immaginare, aspetta solo un momento, aspetta che mi sveglio. Quando nasce,
fa volare. Magari è un sogno, riusciresti a immaginare. Aspetta solo un momento, aspetta che mi addormento. Bravissimi. Grazie. Bravissimi, bella canzone, bellissima. Non interrompervi invece, purtroppo è bello sentirvi anche nel... Bene, allora abbiamo sentito anche quello che fanno adesso finalmente. Federico dice che però non riesce a capire il genere. Rispondiamo. Guarda, posso dirti Federico, non lo capisco neanch'io. Certamente è un problema, cioè, ma senza anche qui senza aspettare, noi andiamo di palo in frasca. Ce lo dice solo loro, ma sì, diciamo che giriamo attorno al pop, a volte questo è un brano un po' reggae, poi neanche nel disco, anche se è arrangiato in un altro modo, comunque un brano reggae. Beh, poi si va sul pop, sul rock, pop, insomma, sì, pop rock, cose sì. abbastanza facili, ecco, immediate, non è la canzone. All'italiana. Sì, non è il cantautorato, ecco, diciamo, sì, magari classico, esatto. Perché comunque il mio background effettivamente è quello delle band, e ho suonato per tantissimi anni in rock, quindi magari un po', anche se adesso non si sente, quella è la formazione. Adesso lo stile è decisamente più pop. Però insomma l'approccio rimane quello, non è quello del cantautore consumato e lacerato, insomma sì dai, sono un po' sì. Il mio spirito, diciamo così, da quattro soldi si sente anche. Allora che un po' dopo, ma noi ci andiamo, ce ne freghiamo, perché volevo vedere come veniamo in video. Così? Ma... magari. Non fatti strane idee. E quindi arrivando anche all'altra domanda che avevo preannunciato prima e che in parte stavi per cominciare a introdurre, qual è, ferito anche al genere, qual è quella parte di musica che vi piace, quindi di artisti che vi hanno un po' influenzato e che ascoltate ben volentieri, da cui diciamo un po' in maniera così attingete o che vi hanno, perché da tutti attingiamo sempre un po', chiaro. Ma quelli che preferite, immagino più italiani anche. Ma, allora, su tutti direi Beatles per me. Fatalità, perché, quelli fatalità, di cui fate le cover. Bravo. Sì. Italiani, per stare nell'ambito dei cantautori, comunque Enzo Iannacci secondo me. Sì. Ho avuto anche l'onore di nel mio primo disco di interpretare un suo brano e quindi di averci a che fare, perché ci siamo fatti autorizzare, è stata una persona squisita, e abbiamo inserito canzone intelligente in uno nel mio primo disco, e comunque lui per me rimane un artista incredibile, molto criptico per certi aspetti, perché nella sua comicità, nella sua, diciamo, sul suo basso profilo di superficie, in realtà nascondeva una profondità incredibile, e io lo stimo. Però poi, stando su cose un po' più contemporanee, sicuramente ho ascoltato tantissimo, per citare gli italiani, dai gruppi, quindi Tre le ragazze morti, After Hours, tutta la scena indie degli anni 90, di cui ho fatto anche l'apertura. Meganoid, di altri gruppi insomma con cui è capitato di condividere il palco, e poi restando invece sulle cose più internazionali, oltre ai Beatles comunque si ascolta di tutto, cioè dagli Hills, che sono un altro gruppo che mi piace molto, americano, sicuramente adesso mi sto un po' avvicinando anche al discorso più folk con The Lumineers, che facciamo anche una cover. Quale fate? Facile. La domanda non era bella, mi piacciono, cioè, siamo anche attenti alle cose giovani, anche se non siamo più giovanissimi, facciamo i giovani, ci piacciono le cose vecchie, le cose però, i Blur anche, perché li fate, guarda, assolutamente, visto che li fate come cover, quindi Blur, li suoniamo, Coldplay, Radiohead, diciamo che siamo
più British, però molto British, molto. Gli americani dicono gli Hills perché sì, ho questa infatuazione ancora da adolescente per Mr. D e per il suo progetto che mi piace, però siamo molto sì, più vicini al sound British, sicuramente del pop, ma anche appunto andando indietro Pink Floyd, io sono più rock, le Zeppelin. Sì. Facciamo anche le Zeppelin, Pink Floyd, David Gilmour, sì, okay. Il mio dio. Sì. Allora sì. Quindi, beh, sì. Sono cresciuto ascoltando involontariamente, perché mio fratello, che era più vecchio, ascoltava Pink Floyd a manetta tutto il giorno. E io sono cresciuto suonando alla chitarra a sentire questo sound di David Gilmour, che sì, quindi, mi ha influenzato molto. Che anche con la melodia, insomma, lui andava alla grande. E con l'atmosfera soprattutto. E anche lui autodidatta. Che ha fatto il cappello. Ma non si costruiva le chitarre. No, come te invece. No, sono una cosina meglio. Allora, cara Priscilla, tu hai domande, hai qualcosa, vuoi intervenire? Naturalmente sempre libera di farlo se c'è qualche curiosità che hai, ovviamente. Allora, no, in questo momento c'è solo Marco che scrive appunto a livello di autori italiani a chi vi ispirate, da chi siete influenzati, anche se comunque un po' l'avete detto. E se vi piacciono i Negrita, non so. Sì, i Negrita li apprezzo, è un bel sound, interessante, poi comunque anche a livello di scrittura sono comunque una rock band che ha saputo trovare un senso abbastanza compiuto, insomma, a certi album, quindi con dei contenuti, sì. Perché poi l'italiano, diciamo, medio che scrive rischia sempre di scivolare nella canzone d'amore. Prendi Negramaro, che sono una band fortissima, però non escono tanto da quegli spazi lì, ecco. Invece i Negrita comunque hanno toccato tasti e argomenti interessanti, e quindi no, li apprezzo particolarmente. Sulla chat del sito qualcuno chiede anche, credo che sia sempre Federico, se fate canzoni autobiografiche. Sì. Beh, sì, io in verità ci ho fatto proprio un disco, che vediamo se lo ritiriamo fuori, sì. Che è questo qui, Altalena, che è un disco che appunto è ispirato completamente a una mia, si diceva, un disco fragile e intimo, perché è un disco che proprio parla della mia famiglia, della famiglia in generale, le mie esperienze attorno alla famiglia, in diverse sfaccettature. Quello è un disco molto molto personale, quindi mentre 39 giri è un disco che pesca un po' di qua, un po' di là, temi più o meno vari, e sì, quindi in questo disco qui c'è tanto di mio e della mia esperienza, diciamo, personale. E ve l'avevamo fatto vedere a fianco all'immagine di Fabio mentre parlava, esatto. Quindi è scaricabile, caro Fabio. Andiamo un po' al clou di questo discorso, che mi è piaciuto quando ci siamo sentiti l'altro giorno, che mi dicevi appunto che tu sei molto pro Creative Commons, di cui Radio Science, con il grande Rosario, ricordiamo, è il titolare, creatore, gestore, produttore, è più di Berlusconi lui, tutte queste televisioni, quindi grande Saius davanti qui, ci vediamo, esatto, che ci sta sicuramente, spero, ascoltando come sempre, che salutiamo con tutto il nostro affetto, al mio particolare, e naturalmente sei molto in linea, infatti tu ci hai contattato trovandoci sì. Con il discorso della licenza Creative Commons, sì. Che ricordiamo, Radio Saius ha come policy aziendale, ecco, diciamo così, oppure come si utilizza, per dare spazio un po'. Sì, ti danno la possibilità come strumento di garantire una tutela, comunque di diciamo, identità di paternità dei brani, e ti permettono comunque di gestire la distribuzione gratuita senza essere sottoposti a alcun costo. SIAE purtroppo non ti dà questa possibilità. Poi ovviamente le Creative Commons, ripeto, ci siamo approcciati la prima volta con le precedente band agli inizi, quindi parliamo del 2006-2007. Nel corso degli anni hanno avuto uno sviluppo, attualmente ci sono anche delle licenze che ti permettono anche un utilizzo commerciale, quindi anche di avere dei guadagni. Io francamente, come dico sempre, faccio musica perché piace a me, quindi il disco lo regalo,
non ho velleità economiche di guadagno, sicché non mi sono mai, come dire, posto il problema. Sì. L'importante era appunto che nella distribuzione gratuita comunque rimanesse visibile la paternità, certo, dei lavori. Quindi, però sono una risorsa veramente, veramente interessante. Che almeno rimanga tutelato un attimo, sì, di dignità, sì, sì, esatto, di chi la... Sì, insomma. E quindi, se vi piacciono le mie canzoni, volete fare un film e usarle come colonna sonora, fatelo. Citandolo, ovviamente. Io non vi chiedo niente. Mi fa piacere, ovviamente. Sì, cui. Ma quello che mi piaceva di Fabio è quello che è proprio questo discorso che mi dicevi, sì, mi accennavi per telefono l'altro giorno, cioè sì, di sì, non... di regalare musica, sì, cioè di non pretendere, non volere nulla in, sì, cambio, anche se perché, non ovviamente... ma guarda, la cosa più importante, dicevamo, abbiamo detto spesso e volentieri nelle nostre ospitate in radio, è proprio quella: vi incuriosisce il nostro progetto, vi piace, benissimo. Il regalo più grande, il compenso più grande è venire a un nostro concerto. Certo. Basta. Perché per noi è lo spazio in cui, oltre alle radio, riusciamo a far sentire la nostra musica anche in una dimensione più strutturata, ma soprattutto è uno spazio in cui noi diciamo assorbiamo il, certo, calore che ci sta di, chiaro, fronte. Quindi c'è un tornaconto per noi incredibile. E poi dico sempre: fa bene a tutti venire ai concerti, a chi suona, perché il pubblico ti dà energia, ma anche a chi li fruisce, a chi, certo, li ascolta, perché comunque è una dimensione, secondo me, bellissima. Bene, io mi appropinquerei di uno spazio, di un cantuccio, ecco, adesso magari ho spento il computer. Vediamo che pezzo e direi di ascoltare un altro vostro brano, le 22 e 44, quasi 45 minuti primi, quindi è un quarto d'ora verso la fine, sì, di questa terz'ultima puntata di questa grande trasmissione. Allora, tutto in diretta, vero? Vedi qua questa. Avete pensato anche a me? Sì, dai. Vi lascio lo spazio per voi. Poggiala qua. Perché, sì, tanto tu, Fabio, ti sai presentare. No, benissimo, io mi so presentare. Sì, il problema è che devo inserire questi mutandoni di cui parlava Luca. Di cui vogliamo anche vedere l'inserimento, come viene. No, quindi... sì. È stato contestato anche Fabio, no? Vedi, la creatività. E non oso immaginare vedere come si utilizza, sì, come li muoverà questi mutandoni. Sono dei mutandoni particolari, sì, perché è capitato appunto ad un live in una radio di perdere per strada questo attrezzo. Di avere delle difficoltà logistiche, non so se si vede, ma abbasso un po', vado di curatura, così hanno piacere. Questi sono, ecco, gli elastici, non sono elastici di mutande in verità, esatto, però sembrano che... servono a sorreggere questo tamburello che mi aiuta in questo brano, facendo l'acustica. Sì, adesso suoniamo un pezzo che viene dal primo album, quindi così una marcore, no? Si chiama E il Lombrico ed è contenuto appunto su singolare maschile, quindi se vi capita, se vi viene voglia di ascoltarlo nella sua versione da CD, scaricatevi singolare maschile, che è sempre in free download, sempre sulla mia pagina. Luca, quando vuoi. Sì. Che hai davanti, divorare tutto lentamente, senza calcolare le conseguenze. E il lombrico dico proprio a te, e il lombrico sei disposto a dico proprio a te. Per cent'anni di solitudine mangi la terra e vomiti catrame, le cave schiavi fino all'inferno, scendendo così in basso disegni il tuo deserto. E l'ombrico
sei disposto a far vedere. E il lombrico dico proprio a te. Adesso devo togliermi i mutandoni, bravissimi. Siamo in fascia protetta, ma dobbiamo togliere le mutande. Ma dopo le 22, sì, 22:30. Esatto. Eccezionale, io penso che anche voi, cari amici che ci state seguendo dall'altra parte del capo della rete, abbiate potuto godere di questa esibizione live. Io qui dal vivo lo assai parecchio, perché ovviamente dal vivo almeno di presenza è sempre bello. Oh, aspetta che mi dilungo, nel senso che vado lungo. Allora, 22:49, quindi 10 minuti, poco più una dozzina di minuti al termine di questa nostra puntata assieme, non so se la 30 è l'ottesima. Naturalmente invitiamo anche voi, come tutti coloro che ci hanno seguito in tutti questi anni, compari più di 7 anni che siamo andati in onda, a seguirci anche l'ultima puntata lunedì 18 dicembre, che potrete seguirci e naturalmente sarà più una puntata di saluti finali e magari se vi va anche con la crimuna. Esatto. E se volete, come inviteremo un po' quelle band che riusciremo, gli artisti che abbiamo avuto in tutti questi anni, sono stati tantissimi ovviamente, tra band ovviamente come voi o artisti che suonano e anche a volte qualche scrittore, anche fotografi, scultori, qualcuno l'abbiamo avuto negli anni precedenti, fondamentalmente più artisti musicali, ecco, per lo più. Naturalmente, se vorranno lasciarci un messaggio, anche intervenire in diretta, una chiamata o anche un messaggio in chat, anche voi sarete benvenuti, siete gli ultimi freschi, ecco, quindi noi quindi a lasciare anche un ricordo durante la puntata, certo, del 18, e dopodiché insomma questa trasmissione verrà chiusa, avvolge al termine, e poi non sapremo ancora se ve ne sarà un'altra, quale, come, per cui non diciamo nulla finché non abbiamo nulla di certo, anche perché è inutile dire se non sappiamo. E quindi di conseguenza vi invitiamo, certo, a seguire l'ultima, come tutti coloro che ci hanno seguito in questi anni, vi invitiamo a esserci. Guardate Luca che lì sembra come il dito quello di esatto. E allora questi ultimi 10 minuti li dedichiamo intanto a parlare, se la Priscilla non ha domande sue personali di curiosità, che può intervenire quando vuole, come le ho già detto, o dalla chat, e le prossime vostre date. Sì. Che ve l'avevo chiesto all'inizio, quello che vi ricordate, vediamo, poi li invitiamo ad andare nel sito, nella pagina. Sì. Allora, sicuramente per gli amici appunto della provincia di Treviso, che è un po' più facile, abbiamo detto quella di venerdì, venerdì che verrò a vedervi, spero. Ecco, bene, saremo dal Tivoli, saremo, esatto, informazione. Informazione a tre, anche se diciamo alcune volte ci accompagna il violinista Francesco Fontana, che salutiamo, ciao Francesco, che suona il violino e il mandolino, in questa circostanza saremo in tre, quindi io, Luca e Michele, cover inediti, disco gratis, potete venire a prenderlo, quindi venerdì ad Altivole, e invece sabato saremo in provincia di Trento, a Mezzano, vicino a Piera di Primiero. Per la parentesi, potete provare i miei strumenti. Questo è molto interessante. Bello.
soffermarmi su Luca, infatti, un attimo, per quanto riguarda anche altre date che vi vengono in mente, perché queste avevamo dette anche all'inizio. Sì, saremo a Sedico, quindi provincia di Belluno, a febbraio, poi saremo a Santa Lucia, a Sedico Red Pub, a Santa Lucia saremo al tour di Treviso, sempre. E poi in verità adesso stiamo programmando un po' la stagione in base anche alle cose che vengono avanti. Sì, perché Luca, scusami se dopo ti lascio la parola, Fabio diceva prima che loro mi dicevano in quinta, diciamo, cioè dietro le quinte, o meglio, nel backstage, prima di andare in onda, che loro fanno tranquillamente 30-40 date all'anno, come ridere, nel senso che sono tante comunque. Abbiamo la fortuna, insomma, di riuscire a mescolare più progetti, quindi mettendo assieme, poi alla fine la band siamo sempre noi, quindi i musicisti cambiano repertorio, ma i protagonisti più o meno sono sempre gli stessi, e quindi tra una roba e l'altra, insomma, ecco, ci arrabattiamo. Esatto, quindi quest'ultima manciata di minuti, visto che non abbiamo, perché vedi che il tempo vola, e non basterebbe mai, pensa che una volta durava un'ora con tutto il fiato, vabbè, se no poi ci lasciai, ci chiede altro, dopo 5 secondi, una volta durava anche un'ora e mezza questa puntata, questa trasmissione, poi abbiamo ridotto un'ora anche per motivi nostri personali di resistenza, perché siamo qua anche tutti a titolo gratuito, quindi poi diventa stressante. Allora, non basta neanche un'ora, non bastava neanche un'ora e mezza, pensate un po'. Arrivando a noi, la chitarra o le chitarre che tu costruisci, volevo soffermarmi un po' di più, che stavi appunto per iniziare, perché ne abbiamo già accennato all'inizio, però io vorrei far vedere a favore di camera anche qua. Questa è una ormai maltrattata, poverina. Pazzesco, veramente. Cioè... questa è una chitarra elettroacustica, perché fai vedere, Fabio, i due jack. Dietro, guarda, fantastico. Guarda. È sia elettrica che acustica, praticamente. Eccezionale. E nei concerti lo-fi la uso proprio a sdoppiare il suono. Metto in ritardo la chitarra elettrica di qualche millisecondo rispetto all'acustica e senti un suono un po' tridimensionale. Insomma. Fantastico. Quella. Si riesce a fare qui, anche se non lo percepisco, non ce l'ho qua, ho capito. Quindi posso solo fargli sentire il suono naturale questa è l'acustica, oppure sull'elettrica. insieme. Io non so di là cosa sentiate voi, Priscilla e Testa di Caso, come arrivi il suono, però qua è veramente eccezionale sentire la differenza del caldo della chitarra acustica. Poi la mia preferita è quella che vedete sulla mia pagina Facebook, chitarra Luca Deot. Luca Deot, ricordiamo. C'è una specie di Gibson Les Paul, che non è una Les Paul, ma è una Deot Paul, tutta in noce delle mie zone. Fatta da te, ovviamente, rigorosamente. È un manico, un pezzo unico, non è incollato come sulle normali Les Paul. Diciamo che io posso sprecare un po' più di legno. Esatto. Una chitarra ogni 2-3 anni. poi, vabbè, per chi è interessato, io faccio anche delle riparazioni, insomma. Anche i pedali costruiti? Sì, questa sera hanno solo due modificati da me, uno costruito. I pedali sono cominciato quasi per scherzo, mi serviva una roba, gli ho chiesto a mio amico che aveva studiato elettronica, non funzionava, non riusciva a farlo funzionare, pensavo fosse un difetto di lui di progettazione, invece era un componente guasto. Io gli ho detto, spiegami come si leggono sti cavolo di schemi, l'ha spiegato, ho scoperto che era il componente rotto, mi sono fatto il primo pedale e dopo... Cioè Luca, un piccolo genio, veramente, eccezionale. Mi piace provare, sperimentare. Grazie. Una volta ho preso anche una bella scossa facevo il mio primo ampli, quindi non fate la casa, non fate gli amplificatori. Il contenuto di questo programma non è adatto al pubblico. Però, non è molto. Così, insomma, mi piace usare tutto, possibilmente non legni di recupero, perché non è che uso legni buttati là. No, come la mia prima chitarra, che era un bancale. Esatto, era un bancale. O la sedia del nonno. O la sedia del nonno. Bene. Sì. Che fantastico. Per quello che aveva a fare la sedia, esatto. Però sono tutti legni che trovo fuori, che vedo, io vedo la tavola, ci vedo qualcosa dentro e comincio a lavorare. Questo è il mio modo, diciamo, più forse che suonare. Io suono, però non è il mio
più grande, che mi piace anche come suona. Sì, me, grazie. A me sì, no, personalmente, però sì, io se mi togli lo scalpello basta lo geppetto. Beh, dopo ti do, faccio un'occhiata alla mia chitarra. Sì, e quindi cari amici, facciamo un po' di pubblicità a questo grande artista, non solo sulla chitarra, ma per la chitarra, per la chitarra. Perché naturalmente, se, non so, avete bisogno di riparazioni, siete in zona Veneto, diciamo, sì, per dire, provincia di Treviso esattamente, ma anche lì. Perché faccio proprio per passione, quindi... quindi esattamente. Sì. Cosa vi potrebbe... Ma poi logico, non è che te lo ripara uno, no, là, mi dice, fammi la chitarra gratis, che tanto mi piace farla. Un però minimo... non c'è nessun problema, esatto, è tutto un piacere per me. E quindi naturalmente è nella pagina, quindi Luca, sì, Deot, lo potete contattare. Luca Deot o chitarra Luca Deot. O chitarra Luca Deot, quindi... Esatto. Se avete bisogno, se avete piacere, sicuramente se anche siete curiositi, chitarre, sì, sì, anche ampli, anche ampli, sì, è tutto quello che riguarda anche, esatto, un po' la pedaliera. Ho fatto anche 2-3 mostre a livello così, una volta a Caneva mi sembra e una volta a Corbanese, sempre di zone qua di Treviso, sì, che c'era proprio dei ragazzi che hanno organizzato in villa la volta. Tutti appassionati come me, pseudo liutai, ecco, che è stata una bellissima esperienza. Abbiamo fatto una bella bancherella, ho portato una decina di mie chitarre. Fantastico. E là... Che poi suona bene, cioè, sì, sì, non sembra neanche la chitarra, cioè, diciamo, beh, suona molto, diciamo, bene. No, cioè, sembra suona come di quelle che compri nei negozi, quindi non ha nulla da invidiare. Poi immagino la soddisfazione, sì, di essere il momento più bello quando tiri la prima corda. E senti che va. Che tiri. Sì. E senti. Ci suona. Costruisce, ha costruito anche il basso che uso. Ah, quello che usi tu, quello, sì, che uso live. Fresco, 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 l'amplificatore. Il per il basso. Andiamo fuori proprio con auto... i miei dischi, sì, e i suoi strumenti assieme in combo. Veramente proprio... più autoprodotti di così. Sì, era stata una cosa che va... artigianato, proprio sì, puro. Esatto, proprio una cosa proprio che va a braccetto. Tra l'altro a chilometro zero. Sì, assolutamente. Sì. Biologico, senza glutine. Non nuoce assolutamente la salute nelle sue canzoni, nelle mie chitarre. Anzi. Esatto. Bene, cari amici, siamo arrivati quindi quasi al termine di questa puntata. Ormai sono le 22.59, 23 tra poco. Non so se dall'altra parte della regia avete qualcosa da aggiungere o ci sono novità, mi pare di sentire tutto tace. Sì, no, stasera estremamente la chat è stata un po' movimentata all'inizio, poi si è un pochino persa. E neanche tu hai avuto domande e curiosità da fare, niente. Non... No, in realtà mi sono piaciuti molto, abbiamo già detto che suonassero un po' di più, perché mi piaceva molto la loro musica, sono molto carichi e... Un po' mi hanno messo un po' di allegria, sarà l'ukulele, non lo so. Bene, ci fa piacere perché poi diciamo che puntiamo anche a quello, a essere comunque allegri. Così. Vabbè, quindi se anche tu, Priscilla, non hai domande, nessuna curiosità... Io non lo so, testa di caso, tu vuoi chiedere qualcosa? Evidentemente siamo stati esaustivi, abbiamo... siamo chiacchieroni, esatto, perché guarda, sì, che io quando inizio... Sì, guarda questa parte. Quale? Sì. Di un anonimo, aiuto, cantate solo in italiano o anche in inglese? Le cover anche in inglese. Cover in inglese. Io, in inglese. Allora, le cover sono solo in inglese, non facciamo cover in italiano perché io dico sempre i pezzi in inglese non li ho scritti io. Quindi quelli in italiano, per forza, se li sentite durante i miei concerti, sono appunto scritti da me ed è una scelta proprio voluta per dare quel minimo di visibilità, perché comunque l'idea di mescolare le cover agli inediti è quello di diluire un po', esatto, la pesantezza di un brano sconosciuto, sì, perché per quanto possa essere simpatico, sappiamo, sì, magari uno dice ma cos'è sta roba, sì, allora lo metti in mezzo, però il rischio di metterlo con altri brani italiani che magari pensino che siano cover di qualcuno, sì, beh, mi è già capitato, cioè, ma qui sbaglia quella canzone lì, di chi è? Mia. No, è mia. Ah, è bella, sembrava quasi di uno famoso. Ah, è un complimento oppure? E allora abbiamo detto no, facciamo così, ci togliamo il pensiero, quelli in inglese non le scrivo io. Perfetto. Quindi se sentite Imagine, mi piacerebbe tanto averla scritta, se sentite degli Questa tecnica e questa politica mi piace molto, sicuramente sì, ti salvo. Sì, perché poi in effetti quello che sappiamo già, ci diciamo sempre, è quello che se vuoi fare un po' ascoltare i tuoi brani, purtroppo li devi infarcire un po' di cover, perché nessuno ti verrebbe ad ascoltare non sapendo chi sei. Invece così, però mi piace l'idea che le cover sono in inglese, così sanno che sono degli altri. Benissimo, esatto, lì non abbiamo dubbi. Esattamente.
Va bene, allora noi dobbiamo chiudere dopo questa oretta passata quasi, insomma, volata. Volata, come sì. sempre, perché lo sappiamo già che è tanto, sembra tanto, ma poi è poco, perché ovviamente poi Radio Science è bello perché non abbiamo interruzioni pubblicitarie, non ci perdiamo con altre cose, ma diamo spazio veramente all'ospite in tutta la sua completezza. Siamo trovati molto bene. Fa molto piacere. Veramente molto piacere. Molto, molto piacere. E quindi vi do appuntamento per lunedì prossimo. Io purtroppo non ci sarò, questa era la mia penultima puntata, ma la terzultima per quanto riguarda questa quest'altra stagione. Come? Non ci sarò. No, non ci sono. Purtroppo, come preannunciato per impegni di lavoro, non ci sarò. Inderogabili. E mi dispiace perché vorrei essere tanto volentieri qui, anziché no, che non mi sentano poi quelli di lavoro e pensano male. E invece no, vado con piacere. E quindi vi lascerò alla Priscilla, appunto, se ci sarà, con gli ospiti che ci saranno. E poi l'appuntamento per lunedì 18, l'ultima puntata, dove sarà più una chiacchierata, così saremo noi magari. E non è una sorta di Amarcord, ma è per chiudere così un attimo ufficialmente questa bella esperienza di 7 anni. Poi ci vede, è caduto un plettro. Sì, non sono capace, non mi sta fermo. I plettri non li fa lui. Ecco, perché se facevo anche i plettri, io mi spogliavo e non me ne andavo. Li ho fatti quando... A 10 anni però, sì. Sì, ecco, con la sagoma della diva. Però poi si rompevano, però. Chiaramente. Hanno fatto i plettri di pomata. Di legno, di legno. Ma i pick-up che usi? I pick-up? Non mi dire che fa anche quel, cioè, perché non siamo andati poi nel dettaglio, non mi ho piaciuto capire la componentistica. Ho fatto 2-3 calcoli, quelli che non mi conviene proprio economicamente farli. Sì. Però uso pick-up di un ragazzo di Alberto Arcangeli, è italiano. Sì, l'ho già sentito, sì. Della Dream Sound, sì. Che se ci sta sentendo lo salutiamo. Uso pick-up suoi. Che lui è dell'Emilia, mi pare, dov'è? No, non mi ricordo. Sai che adesso mi prende un po'... L'ho già sentito, sì, sì, non mi ricordo. Sì, perché adesso fatti gli ultimi pick-up, veramente, fatti, si senti la passione. Sì, chiaro, immagino. Bene, allora con Fabio Masutti e Luca De Hot, mi raccomando le chitarre e i dischi di Fabio, li potrete naturalmente rivedere in questa puntata che va subito disponibile in podcast, naturalmente lo dico anche a voi. Quindi spammeremo la rete. Molesteremo tutti i miei esatto, su YouTube, esatto, maledettamente accusati di oltraggio alla corte. E poi naturalmente è disponibile sempre in YouTube, nelle pagine di Saiuz, va in onda, poi in replica o differita, come piace dire a me, il giovedì pomeriggio, sembra come le partite di una volta, no? In differita. E poi è anche vero, perché la prerogativa di Radio Saiuz, che è una cosa molto bella e unica, pur essendo una radio fatta da noi, però con tanti migliaia di contatti, però è che tutto è in diretta, veramente. Tutte le trasmissioni, non solo questa, ma anche le altre del Balinsesto, quindi ricordiamo anche il grande network di Saiuz, come do spazio anche alle altre trasmissioni, che è pieno di vari argomenti, dall'antimafia a qualsiasi altra cosa, avevamo sui libri, sulla religione e quant'altro, è sempre tutto in diretta, quindi questo è veramente merito al grande Saiuz e Ugo, che seguono anche la regia, e è un Balinsesto veramente forte, e non è registrato o differito, come piace dire, quindi questa invece è naturalmente, come le altre, è in diretta e poi andrà sempre in replica, quindi se ve la siete persa, ve la trovate giovedì pomeriggio. Le vostre canzoni andranno ovviamente sul mandatecene ancora se volete, certo. E vanno naturalmente in onda su Radio Saiuz, come tutte le altre. Quindi io vi auguro una buona notte, per le 23:05 minuti primi, ci vediamo i prossimi lunedì, e grazie a tutti per averci seguito anche in questa puntata. Ciao, grazie a tutti. Buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, secondo l'ora in cui ci ascoltate. Cosa andremo, scusa Ugo, ad ascoltare invece come canzone finale dei nostri amici? Quale metti su, che mi stavo dimenticando anche di dire? Ecco, quale la musica esce? È finita. Esatto, bravo Ugo, va benissimo. La musica è finita di... Fabio, sì, stavo dicendo Fabio De Hot, un'entità. Fabio Masutti, ma naturalmente con Luca De Hot, suonata insieme. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, buon ascolto. Se la musica ti piace, allora batti le mani con me. Scivolata, eh già, l'hanno tolta.
cia 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 cia. Adesso tutti al funerale della musica. A dire singhiozzando che ci manca. Cercata mentre nasconde la mano ancora in sangue.